concerti, balli di gruppo e soprattutto tanta voglia di stare insieme, magari bevendo una birra con gli amici o facendo una semplice passeggiata tra una piazza e l'altra, tra una bancarella e un negozio. A volte bastano cose semplici per raggiungere grandi obiettivi, lo dimostra la Notte Bianca di Isernia, che ha chiuso la serie di eventi organizzati in occasione della Fiera delle Cipolle. Nel centro storico c'è stata molta più gente rispetto al passato. C'è molta gente qui e anche i gruppi sono abbastanza divertenti. Io trovo che c'è più gente quest'anno, sì, veramente c'è tanta gente, tanta gioventù, è bello. E l'anno scorso è stata una bella manifestazione, anche quest'anno devo dire che l'organizzazione si è ripetuta, è davvero una bella manifestazione. Guarda, devo dire che rispetto agli altri anni mi sembra ci siano più gruppi musicali e anche la gente è aumentata parecchio, perché gli altri anni l'ho vista un po' morta, spenta, invece vedo che c'è molto movimento. Abbastanza divertente, ci sono un sacco di gruppi musicali, carina. Ma sinceramente non me l'aspettavo così tanta, invece ho notato che sono arrivata molta gente, hanno partecipato in molti. C'è un molto flusso di gente. È davvero una serata molto bellissima, sì. Anche molte belle ragazze, ovviamente. La festa è bellissima, soprattutto si rincontrano amici dell'università, amici delle superiori, quindi è una bella festa, sì. Quest'anno ho notato che c'è molta più gente degli altri anni. Tra le novità di quest'anno, l'iniziativa Archeologia sotto le stelle ha permesso a molti isernini di scoprire tesori nascosti sotto la cattedrale. Ne vedo che la gente è molto interessata, molte persone stesso di Isernia non sapevano di questa meraviglia. Io ci tengo tantissimo a dire che questa è una meraviglia dell'archeologia. È stato un successone e sono molto contento che un'iniziativa che è stata organizzata nel giro di un paio di settimane ha riscosso tutto questo successo. Sono contento perché la cittadinanza sente il bisogno, la necessità di avere novità.